oggi vi riuzzo nella quale vi mostro tutti i prodottini che rientrano nella categoria ma perché può far bacco li ho comprati? Ovvero quei prodotti che dopo un po' di tempo ci si ritrova a dire ma perché l'ho preso? Ma perché l'avevo acquistato? O perché non ci siamo trovate particolarmente bene? O perché è un acquisto errato, perché può capitare? O perché è un acquisto compulsivo? O semplicemente perché non si utilizzano quanto si vorrebbe o quanto si dovrebbe anche a seconda dei prodotti, e quindi eccomi qua. Prima però, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video attivando la DIN. No, mi raccomando, ricordate di supportarmi con un bel pollicino in su ed un commentino. Io non vi costa niente, mi fa sempre tanto tanto piacere leggervi e mi aiutate veramente tantissimo perché un po' di supporto serve. Quindi iniziamo subito, comincio con un prodottino che poi ce ne sono anche due finiti perché comunque alcuni li ho anche portati a termine. Uno dei due è questo, ovvero il profumo di Avon, il Secret Fantasy, della quale Sophie si è innamorò appena visto e mi aveva detto mamma me lo regali. Ho detto beh, se è buono lo posso, vi saluta, se è buono lo prendo e poi ti regalo la boccetta una volta finita. E allora ho trovato sapete che nei cataloghi ci sono i cerchietti dove si spolza, l'ho prospolzato, mamma fantastico, mi sono innamorata, un profumo strepitoso. Si sente ancora, è stupendo, un po' fruttato, mamma, è veramente fantastico il profumo, quindi svuociato così sul polso mi sono innamorata e ho deciso di prenderlo. Lo provo, su di me non persiste, ma ho sentito anche su altre persone, non persiste niente, quindi lo mettevo, dopo pochissimo svaniva, non resisteva, non era così forte e avvolgente come invece era rimasto sul polso quando l'avevo provato così dalla rivista, quindi sono rimasta veramente malissimo. L'ho comprato, ma così almeno ci gioca Sofì perché si era innamorata del pack, ma solo per quello. Altro prodottino di Avon è stato forse, allora sono due i casi, che cosa potrebbe essere successo? O che ho sbagliato io trascrivendo il colore, o era sbagliato sul catalogo, quindi una di queste due cose, perché è veramente scurissima. È la CC Cream Color Correction in colorazione Deep con SPF 50, ma è veramente scurissima. Mi sembra davvero strano che io abbia scelto un colore del genere, perché è veramente scura. Non so neanche se potrei, in effetti, guardate un po', porca paletta, è scurissima, adesso mi sono anche imbiastricciata un po' troppo, veramente scura, non so neanche se con l'abbronzatura, forse molto abbronzata, potrei utilizzarla, non lo so, non lo so. È veramente scurissima, sicuramente per la stagione invernale anche no, ma mi dispiace perché sembra anche setosa, quindi la vorrei pure provare. Mamma mia, poi c'è un acquistino che avevo fatto con una rivista, ovvero la maschera gommage delicata pelle secca e disidratata con polvere di riso, aloe vera su con malva e tamarindo, olio e burro di oliva della Elan. Ero curiosissima di provare questi prodottini, quindi quando è capitato su una rivista ho detto ma sì, lo provo, ne ho sempre sentito parlare molto bene. Ha un odore al limite del fetido, come fa? Mamma mia, è veramente un odore fastidioso. No, fetido no, forse no, ma fa veramente brutto. Sì, è brutto, un odore brutto. Non ha un piffero di microgranuli comunque. La trovo una maschera gommage quasi inutile perché dice praticamente di applicarla. La maschera, allora uso massaggiare delicatamente la maschera sia sul viso che sul collo una o due volte a settimana, sciacquare con abbondante acqua tiepida. Cioè tu praticamente questa maschera cosa fai? Te la massaggi e poi ti risciacqui subito. Dopo l'utilizzo io non trovo niente di particolarmente piacevole, mi dà anche fastidio un pochettino sul viso dopo che l'ho risciacquata, perché devi sciacquarla molto molto abbondantemente, quindi, ma poi che non abbia neanche microgranuletti, cioè proprio forse si vinceva un premio a trovarli. Mi sono trovata veramente malissimo, mi dimentico anche di utilizzarla perché proprio non mi è piaciuta, ce n'è ancora un pochettino, mamma mia, meno male che è costata poco. Poi altro acquistino sbagliato. Questa me l'avevano mandata però è una collaborazione, ma l'avevo scelto io il prodottino e quindi comunque tra gli acquisti che non è che mi abbiano proprio, tra le scelte non entusiasmanti, ovvero della Libre Professional Makeup, il Lip Sync, questa tinta, ve l'avevo fatto vedere anche all'opera proprio in un Get Ready With Me dedicato al brand. Il colore è, ho sputato, il colore è strepitoso, veramente bellissimo, bello 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 bello.
Guardate un po', il colore è wow, però una volta applicato sulle labbra si sgretola dopo subito, cioè si sgretola veramente seduta a stante dopo applicato e tende proprio a grinzire, ad asciugarsi, a crepparsi, andare via a pezzetti. Se mangi, per carità, cioè proprio va a rovinarsi del tutto, è una cosa, è secca anche molto, quindi no, 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 mamma mia, non mi era piaciuto proprio per niente, quindi anche no. Prodottino che avevo comunque finito nonostante non mi avesse entusiasmato per niente è l'Ink Liner Trooper di Kat Von D, cioè questo eyeliner nero. Questo era nel set, avevo preso sì, il set con una tinta e Bone Arrow dovrebbe essere, sì, e l'eyeliner appunto, questo nero che non era per niente super black. Allora l'applicatore niente male, devo dire, con questo mi sono trovata bene, però non era per niente super black, non è che durasse neanche tantissimo, e in più il problema dell'applicazione un occhio dopo l'altro, cioè dovevi fare un occhio, aspettare e poi dopo un po' fare anche l'altro, quindi non potevi comunque fare un trucco scorrevole, veloce, uno e uno. Poco black, poco duraturo e anche poco pratico da utilizzare. Poi, questi sono degli acquistini che metto nel perché li ho comprati a fare, li ho utilizzati ogni tanto, però mi dimentico proprio, e quindi boh, sai, quegli acquistini che fai anche un po' così. Anche questi, allora, due li avevo trovate. Ah, però non mi ricordo quali. Questa sicuramente l'avevo trovata su una rivista ad 1 euro, la Essence Night Club, la 04 Already Midnight, che ho utilizzato anche un po', soprattutto questo color ottaneo, ma fantastico, bellissimo, non è proprio ottaneo, è un po' più sul blu, è spettacolare, però anche questa finita nel dimenticatoio. A parte questo colore, comunque gli altri, ne ho anche di altre palettine, mi dimentico proprio. Stessa cosa per la Sun Club 02 Long Beach. Ecco qua, questi li trovo proprio anche poco pigmentati, quindi aiuto, non mi fa neanche piacere utilizzarli. E un'altra, sempre di questa serie, la Sun Club, però la 01 South Beach, stesso problema. Eccoli qua, sono dei colori. I toni del blu sono non male, ma gli altri proprio leggerini, quindi anche questa tendo comunque a dimenticarmela, un acquistino che, ma vabbè. Altra palettina che poi mi dispiace anche perché i colori sono belli, non è neanche malvagissima, sempre della Essence, è la All About Vintage, la 05, ne ho altre due, tra l'altro quella nude, utilizzata tantissimo con bei buchetti, proprio strautilizzata, anche di questi mi piacciono i colori, di questa mi piacciono i colori, però proprio mi dimentico. L'altra che è sui toni invece dello smoky, utilizzata per i neri, per i grigi, questa qui l'avrò utilizzata veramente pochissimo, mi dispiace anche perché non è neanche troppo male. Tra l'altro poi ho fatto anche col tempo una sorta di decluttering di alcuni prodottini, quindi molti li ho anche regalati, sono molto molto contenta, quindi piano piano do anche un po' di riordino. Queste sono nel forse, non so se tenerle oppure no, effettivamente non è che le utilizzi particolarmente, boh, non lo so. Sono anche non sono super pigmentate queste qui, mi aiuto sempre con una base che necessitano, però mi dispiace perché comunque avevo fatto anche il video recensione di tutte e tre, non sono comunque malaccio, sono delle belle palettine e anche economiche perché costano 4,99 euro. Questi invece li catalogo nei prodottini, anzi questo è nei prodottini, mi dimentico di usarlo. Questo è della Kiko, il 30 giorni Extension Night Treatment Booster, ovvero il trattamento allungante per le ciglia da mettere prima di andare a dormire. È una mascara trasparente con lo scovolino, eccolo qua. Quindi tutte le notti bisognerebbe applicarlo prima di andare a nanna. Ho fatto un paio di giorni, una settimana, poi mi sono dimenticata per un sacco di tempo, poi di nuovo, poi dovrei riuscire a farlo 30 giorni consecutivi. Infatti dico, ma che cacchio l'ho comprato a fare? Adesso sto provando con l'olio di ricino già da quasi 2 settimane, forse ho saltato solo un giorno, quindi vediamo se riesco ad avere un qualche beneficio, perché non riesco a essere costante con l'applicazione tutte le notti di questo prodottino per le ciglia, quindi dico boh, ma perché? Stessa cosa con questo della Face D, questo è il mascara Mask, Lash and Brow Cream Mask. Praticamente questo è una sorta di rafforzatore, dice, ah no, questo è in italiano,
Dice maschera crema ciglia e sopracciglia per nutrire, curare e ridefinire. Avvolge le ciglia in un film protettivo che aiuta a preservarne la struttura e ingrandisce il diametro. Questo l'ho utilizzato un po' di più in effetti, però mi ha dato l'impressione che mi facesse cadere le ciglia. Quindi adesso sono un po' ferma perché voglio vedere se effettivamente era lui che mi faceva cadere le ciglia, perché lo applicavo la notte, poi l'indomani mattina quando andavo a sciacquarmi il viso con il detergente, ma detergente che posso utilizzare sempre, notavo questa perdita di ciglia. Vedete, ha lo scovolino molto molto piccinetto, questo è bianco, dice che si può utilizzare anche prima dell'applicazione del mascara, solo che prima dell'applicazione del mascara non mi ci sono trovata molto bene perché tende a non mi viene in italiano, ad irrigidirle. Mi stava dicendo, mi stava venendo ad incirlinarle. Tende un po' ad irrigidirle e quindi, insomma, anche questo un po' così. Altro acquisino che proprio, ma che cacchio l'ho comprato, ma perché? Mi chiedo, ma perché il mascara marrone? C'è già le ciglia super sfigate così, chiare e corte, che vado a comprarmi il mascara marrone. Questo è il Luminel Yves Rocher Mascara Ultra Volume e Brun. Io dico, ma perché? Perché? Mascara marrone, cioè così. Non l'ho praticamente mai usato, forse una o due volte. Meno male che era economico, ma veramente uno di quegli acquistini che dici, ma davvero? Eh sì, anche lui, ma davvero. Altro prodottino della Kiko, anche questi, io questi matitoni li adoro. Sono i lip gloss pencil, questi jumbo per le labbra, diciamo, e li adoro. Questo è il numero 13, però, e dico, ma perché ho comprato questo tipo di colore? Why? Cioè, guardate un po'. Ok, che mi piacciono i fucsia, mi piacciono i colori accesi, però questa è una sorta di Barbie, veramente, che dici, boh, e poi non mi sta neanche bene. E quindi sto matitone è rimasto così, della serie, bah, ma vabbè. Cioè, veramente è un colore che, no, vabbè. Ogni tanto però questi acquistini si fanno. Ah, ma questa è una tristura che non vi giuro, questo ci è rimasto troppo troppo male. È la tinta Yves Saint Laurent, cioè non è che stiamo parlando di ciccio pasticcio. Yves Saint Laurent, 34,90 € di tinta labbra. E questa è la Vernis à Lèvres Vinyl Creamy Stain, la 405 Explicit Pink. Swatchata in negozio, fantastica proprio. Ho detto wow, queste tinte le volevo provare da un sacco di tempo, da quando vedevo il truccatore che le utilizzava insieme al Touche Eclat. Insomma, ho detto che belle, prima o poi me ne voglio concedere almeno una. Poi c'era una super promo, ve ne avevo parlato su Instagram, una super promo in profumeria. Avevo fatto, avevo accumulato dei buoni, in più avevo anche uno sconto, si potevano utilizzare insieme. Praticamente ho comprato due prodotti Yves Saint Laurent aggiungendo 2 euro. Il l'ombretto in crema, quello è fantastico, e questa tinta labbra. Allora, il colore è wow! Il colore è qualcosa di splendido, vi giuro è splendido, guarda, mamma, quanto è bello! Il colore è stupefacente, questo bellissimo fucsia acceso, vibrante sul ciclamino, è splendido, vi giuro mi piace da impazzire. Sulle labbra si applica anche bene perché comunque l'applicatore non è malaccio, eh? Non è per niente malaccio, guardate un po', quindi si applica comunque bene, colore bello acceso vibrante, dopo pochissimo inizia a creparsi, fa l'effetto craquelé, va bene via pezzetti, non dura niente, cioè proprio va a seccarsi lui, a seccare le labbra e va via. Sparisce, non dura niente. Guarda, ci sono rimasta troppo troppo male. Un altro prodottino che mi ha fatto rimanere non male di più è stata la mia palettona, diciamo, di un certo livello, ovvero la Full Spectrum di Urban Decay, che mi aveva regalato su mia richiesta Robby. Comprata in profumeria, tra l'altro anche con un bello sconto perché l'avevo preso, mi pare, al 20. Rimasta ad ammirarla, lo sapete che io faccio anche i periodi di contemplazione, bello specchiotto grande, guardate i colori, io li amo questi colori, sono veramente spettacolari, swatchati, wow, ero così, dico, mamma, yeah, wow, tu è così troppo, troppo belli, mamma, stupendi, fantastici, pigmentati, vibranti, scriventi. Li provo, li ho provati praticamente tutti. Non colorano un Kaiser.
Vi giuro, cioè non colorano niente. La pigmentazione di questi colori sulla palpebra è inesistente. Ci sono rimasta malissimo. Cioè, una delusione pazzesca. Forse questo è il prodotto che mi ha deluso più di tutti perché tanto bramata, la desideravo tanto, poi sono riuscita, me la sono presa e non funge. Cioè, quando si fanno delle palette con questi colori, devono essere vibranti, accesi, pigmentati, devono fare sbam. Così, e invece no, mamma, mi sono rimasta troppo troppo male. Altra palettina che stavo iniziando con un'altra palettina, io non capisco perché mi è tutta rosa. Comunque, altra palettina che ho acquistato dopo aver comprato e provato l'altra, sempre della Winnie, perché l'altra mi piace da impazzire con i toni del viola, del blu, del nero e del grigio, quella mi piace tantissimo, anche molto performante. L'ho detto, prendo anche quella sui toni del pastello. E questa è la, ma non dice niente. La 02 invece c'è scritto, non lo trovavo. Questa è la 02 con questi bei, appunto, colori pastellosi, ma questa non è proprio pigmentata. Guardate, l'unico che un po' si salva è il verde, questo qua, verde, bello, vedete? Questo un po' si salva, però ha bisogno di un aiutino. Invece gli altri sono proprio chiarissimi, cioè sulla palpebra non si vede niente, il rosa, vedete? Magari visto così, ma anche la full spectrum fregava con gli swatch. Con questa no, non mi ci sono trovata bene, quindi può far bacco, ma l'ho presa per niente. Gli ultimi due prodottini che vi mostro sono di Sephora e sono delle matitine, una labbra e una occhi. Tra l'altro le avevo anche regalate, speriamo che siano piaciute perché io ancora non le ho utilizzate. Le avevo prese perché in casa mi hanno chiesto dove puoi acquistare le matitine in promo ad 1 euro. Le ho detto dai, le provo due, ma non c'erano quelle per vedere bene i colori. Quindi ho preso la matitina labbra, la Nano Level Lips, la numero 18 Pin Up Pink, che non è neanche male, però è un colore un po' particolare, non è male, ma mi dimentico anche questa di usarla. E poi questa un po' di meno, ma ha un odore strano, no, questa non puzza troppo, è abbastanza normale, ha un odore, allora non si vede tantissimo, ha un colore un po' sbrillucido, quindi per il contorno labbra non lo so. Sono rimasta sempre un po' così, quindi non l'ho utilizzata. Questa invece l'ho utilizzata qualche volta, ma ha un odore pessimo. Ma era chiusa, era sigillata con la plastica. Ha un odore pessimo da quando l'ho aperta, da subito proprio. Ed è questo bellissimo blu, il 23 Sapphire Blu, che però mi dirò, non è che sia tutta sta gran cosa, anzi. No, non ha neanche il tratto morbido come quella per le labbra. Quella per le labbra è molto più scorrevole e sembra anche più pigmentata. Questa invece non è troppo scorrevole, non è dura, però anche sugli occhi io, ma questa l'ho utilizzata più che altro per la rima inferiore, l'attaccatura delle ciglia, è un po' dura da scorrere, quindi non è proprio scorrevolissimo il tratto, devi andare quasi pastosa, ecco. Quindi anche questa ce l'ho così nel dimenticatoio. Ma darò qualche altra, queste due le darò qualche altra possibilità, poi gli altri vedrò. Qualcuno in forza, qualcuno online. Grazie, quindi questi sono i miei prodottini. Ma che li ho comprati a fare? Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia. Fatemi sapere che ne pensate. Quali sono anche i vostri prodottini che rientrano nella categoria perché li abbiamo comprati? E se anche voi avete provato qualcuno di questi che vi mostro, come invece vi siete trovate voi? Perché tutto è soggettivo. Aspetto di leggervi, grazie per aver visto il video. Io vi mando tanti tanti super baciottissimi e se vi va, ci vediamo al prossimo. Ciao!